Zafferani, allenatore del Todi, perso 3-1 con un Castello abbastanza coriaceo. Sì, sicuramente sì, è una squadra di giovani che si allena bene, noi dal nostro canto abbiamo grossi problemi per quanto riguarda soprattutto l'organico questa sera, perché Musco, Diego, il centrale, per motivi di salute, nel senso che si è rotto il dito mignolo, quindi ora sta fermo anche per un altro periodo di tempo, quindi ho dovuto un po' rivoluzionare, diciamo, la formazione. Questo sicuramente ha inciso relativamente, perché il problema più grande per noi è quello del poco allenamento che facciamo, via e niente. Noi spesso ci vediamo, io vedo alcuni giocatori da un sabato all'altro, e il mercoledì serve soltanto per quei 4-5 che vogliono, diciamo, sgranchire le gambe, e sicuramente la pallavolo non può essere fatta a questo livello, in questo modo. Abbiamo fatto risultati fino adesso unicamente perché ho dei giocatori di esperienza provata ormai, tipo Petrelli Serie B, Mariotti Serie B, Serie A, e tutto il resto hanno giocato in categorie superiori. È evidente che quando rientra un attimino l'amalgama, come è successo stasera al terzo set, si inizia a giocare, però in qualche frangente è troppo tardi. Comunque devo fare un complimento ad Elvio, perché veramente questi ragazzi, rispetto al girone, alla partita di andata giocata a Todi, li ho trovati molto migliorati e molto, poi molto, ecco, anche, diciamo, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista anche di come stare in campo, li ho visti molto migliorati, quindi un plauso sicuramente va alla città di Castello e al suo allenatore. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.